Ricordiamoci, l'intento di studiare Torah è di connettere la nostra anima a Dio, mettere in pratica e portare la redenzione. Shalom a tutti. Nel Tanya di ieri, la Tereb ha parlato che uno che studia Torah, senza la Kavanah, senza intento, il suo studio di Torah non sale su. E come concludono i nostri saggi? Beato chi arriva qui e il suo Talmud, il suo studio è con sé. Sarebbe dire chi arriva nell'aldilà e si porta lo studio con sé, che non rimane giù incastrato in questo mondo perché ha studiato per avere onore o per altri motivi o per abitudine, ma non per Dio. Adesso la Tereb chiede, ma com'è possibile dire che il studio rimane giù? Noi sappiamo che Dio è la Torah 71. E dunque, se uno ha studiato Torah, che ha Torah, l'intelligenza, la volontà di Dio, comunque dovrebbe connettersi a Dio e dovrebbe salire su. Allora dice la Tereb, sì, è vero, Dio si trova in tutti i mondi ugualmente, però l'illuminazione divina, la rivelazione divina, è in ogni mondo diversamente. Perché ci sono queste differenze? Perché la differenza non è da parte di Dio, Dio è lo stesso essenzialmente ovunque, ma la differenza è dai mondi, da come ricevono. I mondi superiori ricevono una illuminazione molto forte, limitatamente più forte di quella che ricevono i mondi inferiori. E il secondo motivo è che i mondi superiori ricevono illuminazione, energia divina, non solo più forte, ma anche senza nascondimenti. Mentre così tanti nascondimenti, come ci sono i mondi inferiori, che loro ricevono tantissimi nascondimenti, abiti, travestimenti, eccetera. Questo mondo materiale, dice la Tereb, è più basso in tutte e due le cose. Sia la rivelazione divina in partenza è molto, molto piccola, attenuata. Numero due, questa rivelazione non è che arriva direttamente, arriva tramite tantissimi travestimenti, fino a che proprio si investe nella Klipa Noga, nelle forze negative, nella forza negativa più elevata, la quarta Klipa. E per questo mondo è tutto corporale, tutto materiale. Noi sappiamo che la Klipa Noga fa vivere tutte le cose kasher che sono in questo mondo, incluso in questo anche l'anima dell'uomo, che è quella che ti dà la possibilità di parlare. E dunque, quando noi parliamo parole di Torah con la nostra anima vitale che deriva da Klipat Noga, e queste parole di Torah non hanno una kavanah, non hanno un intento, uno non ha detto io studio per connettermi a Dio, studia e basta perché gli piace, perché interessi, perché è abituato, magari è una cosa meccanica, magari è una cosa intellettuale, non è una cosa divina, non è una cosa che ha fatto per attaccarsi a Dio. E nonostante il fatto che queste parole di Torah che sta pronunciando sono parole sacre, e la Klipat Noga, la forza negativa di Klipat Noga che fa vivere l'anima vitale, non può nascondere l'energia divina che c'è nelle parole di Torah, come che può nascondere l'energia quando noi parliamo parole avantera, e come che nasconde l'energia nell'anima degli animali, eccetera, puri. Perché se anche Dio si trova ovunque e non c'è un luogo che è vuoto da Dio, in ogni caso Dio viene chiamato Stimu de Hostimi, nascosto e super nascosto, e si chiama Kel Mistater, un Dio nascosto. E dunque l'espansione della energia, dell'illuminazione divina da Lui si contrae, si nasconde in molti abiti e in molte barriere, finché questa energia divina si investe in Klipat Noga. Invece, quando uno parla parole di Torah, parole di preghiera, allora non solo che questa energia non si nasconde, però prende le parole di Torah, hanno capacità di prendere l'energia di Klipat Noga, trasformare il buio in luce e elevarlo, e dunque trasformare Klipat Noga e elevarla in Kedushah. Però anche se io sto parlando parole di Torah, diciamo senza intento, e sto trasformando questa energia di Klipat Noga in Kedushah, in santità,
Nonostante ciò, la rivelazione divina è molto molto nascosta. Perché? Perché alla fine sono parole materiali, la mia voce è materiale, la parola è materiale, e dunque l'energia divina è molto nascosta. Shalom a tutti.